Barra inversa. Dopo qualche giorno di vacanza, il presidente della Confederazione Brasiliana, Ednaldo Rodrigues, è rientrato per prendere una delicata e importante decisione, a chi affidare la panchina del Brasile. Dopo la delusione per l'eliminazione dal Mondiale in Qatar ai quarti di finale contro la Croazia e l'addio di Tite, la Selecao si trova ancora senza allenatore e la decisione dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Il Brasile sogna Mourinho per la panchina, ma lui non andrà al Brasile. Punta su un ex Roma. Il presidente Rodrigues ha deciso di cambiare le regole della confederazione e infrangerà la regola di assumere esclusivamente un allenatore brasiliano. Rodrigues si è già lanciato sul mercato internazionale, cercando un nome che possa portare il Brasile ai vertici del calcio mondiale. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, tra tutti i nomi è spuntato quello di un ex Roma per la panchina verde-oro, si tratta di Luis Enrique. Esonerato dalla Spagna dopo l'eliminazione agli ottavi di finale in Qatar, lo spagnolo sarebbe al momento il preferito per allenare il Brasile. Brasile, tutti i nomi oltre a Luis Enrique, la lista dei possibili nomi per la panchina del Brasile è ricca di grandissimi allenatori. Figurano ancora Carlo Ancelotti e José Mourinho, nonostante le smentite sulle indiscrezioni. Sono presenti infine anche talenti locali come Luco, allenatore dell'U20, e Fernando Diniz, allenatore della Fluminense. Virgola.